ha colpito a tutti, non bisogna strumentalizzare le situazioni di difficoltà che vivono le persone, quindi noi respingiamo qualunque forma chiaramente di razzismo e penso che sia importante che lo faccia tutta Roma, quindi è importante ascoltare le difficoltà che hanno espresso i cittadini in quella situazione, ma condannare le forme di razzismo e di appunto discriminazione. Da parte del Comune non c'è stato un atteggiamento un po' troppo remissivo? No, remissivo no, noi diciamo lì come sapete ci sono oltre 30 bambini coinvolti in una situazione di grande stress che si è venuta a creare, quindi noi abbiamo dato priorità al rispetto del superiore interesse di questi bambini e quindi li stiamo togliendo da una situazione di difficoltà. C'è un lavoro che viene fatto con le scuole, qui soltanto pochi giorni fa come sapete abbiamo avuto la presenza di tutti i servizi in chiave interculturale in modo appunto che siano realmente accessibili per tutti.